terza pagina un'anteprima dello speciale retroscena Angeli e Vangeli senza confini, in onda questa sera alle 22.45. Si parte da Zagabria con il debutto mondiale al Teatro Nazionale Croato di Vangelo, l'ultimo lavoro di Pippo Del Bono in cui si affronta il tema della misericordia e dell'accoglienza, per andare al campo profughi di Slavonski Brod, dove si vive con il cuore e con l'azione il Vangelo. Un viaggio in cui l'arte e la vita, il teatro e la verità si incontrano e si fondono. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di esse è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Venduto tutto, case, mobili, macchine, e con questi soldi vanno in viaggio. 5.000, ma a volte anche 6-7.000 per giorno. Toccando realmente con mano la disperazione, gli sguardi di queste persone che arrivano, passano in una tenda e sono disorientati, e la maggior parte ci chiedono: ma adesso cosa succede? Il padre della bambina, lui non vede. Di ritornare all'altro, di ritornare a questa parola amore che è stata presa, bruciata, strumentalizzata. Portiamo avanti il comandamento che Gesù ci ha lasciato. Tornare all'essere umano. Di amare il nostro prossimo come noi stessi, niente di più. Ecco, cioè cerchiamo di, oltre alla teoria, di mettere anche in pratica ciò che Dio veramente ci chiede. Quell'attenzione noi l'abbiamo persa. Allora noi abbiamo altre cose, ma noi abbiamo, allora se noi iniziassimo a capire, basta non solo aiutare, ma quanto potremmo essere noi aiutati? Cambierebbe un po' tutto. Ciao, sono qui per te, se ne hai bisogno.